E passiamo al campionato di Serie C, dove è andato in scena il 18° turno del girone di andata sugli scudi Bari e Foggia, che vincono i rispettivi derby contro Taranto e Virtus Francavilla, pari casalingo del Monopoli, sconfitta senza attenuanti per la Fidelis Sandria contro il Monterosi. Nel dettaglio i risultati della 18° giornata. Campobasso Catanzaro 1-2, Monterosi Fidelis Sandria 1-1, Juve Stabia Potenza 3-0, Foggia Virtus Francavilla 1-0, Picerno Paganese 5-3, Catania Palermo 2-0, Monopoli Latina 0-0, Turris Messina 5-0, Vibonese Avellino 0-1, Bari Taranto 3-1. Questa è la classifica del campionato di Serie C. Bari in testa con 40 punti, seguono Turris e Palermo a 32, a 31 Catanzaro, Monopoli e Avellino a 27, Foggia e Virtus Francavilla a 26, il Picerno a 25, la Juve Stabia, Taranto a 24, Catania 23, Latina 21, Paganese 20, Monterosi 19, Campobasso 18, Potenza e Fidelis Sandria 15, chiudono Vibonese e Messina con 13 punti. Andiamoci a gustare i gol del campionato di Serie C e ad ascoltare le voci dei protagonisti. Il Bari va in fuga, più 8 sulla coppia Palermo-Turris e a più 9 sul trio Monopoli-Avellino-Catanzaro. Lo fa grazie al 3-1 nel derby del San Nicola contro il Taranto. Le firme sono quelle di Pucino, Botta e Antenucci. Inutile il centro di Giovinco a giochi già chiusi. Stesso risultato dell'ultimo precedente, risalente al 1992. Le formazioni: Mignani fa meno di Marras e conferma in blocco la squadra scesa in campo ad Avellino. Botta ispira Paponi e Antenucci nel 4-3-1-2. Torna, ma solo in panchina, Scavone. La terza recupera Saraniti in attacco, ma perde Riccardi in difesa. 5-3-2 per i rosso-blu. Mastro Monaco si fa preferire a Pacilli, Granata completa il pacchetto di centrali con Zullo e Benassai. Bari a un passo dal gol già dopo 5 minuti, corner di Botta, traiettoria prolungata da un avversario e Celiento, tutto solo sul secondo palo, non trova la porta da ottima posizione. Biancorossi in vantaggio al 14°, calcio di punizione dai 25 metri, Botta lascia l'incarico a Pucino. Scelta vincente, destro a giro che supera la barriera e batte Chiorra, primo gol in biancorosso per il terzino trentenne. La cooperativa del gol del Bari si allarga a 12 marcatori. Taranto che fatica a imbastire una reazione, Labriola ruba il pallone sui 30 metri e tira destro largo sul fondo. Pucino ci riprova su punizione, destro a giro, Chiorra con i pugni si rifugia in angolo. Terzini protagonisti in casa Bari al 36°, Paponi vede un'autostrada per Mazzotta, il numero 23 in proiezione offensiva pecca però di precisione nel controllo e favorisce l'uscita di Chiorra. Il raddoppio è però nell'area, arriva al 42°, Derrico lancia per Antenucci, velo che libera Botta, sterzata improvvisa sul sinistro, conclusione deviata da Granata e traiettoria che supera Chiorra, 2-0 e gol numero 4 per il 10 argentino. La strategia del Taranto apre però spazi per il Bari, in uno di questi si infila Derrico che arma il destro dai 25 metri ma non trova la porta. Allora di gioco il Bari la chiude, sfondamento quasi rugbistico di Paponi che appoggia per Antenucci, il 7 ha un fazzoletto di campo per prendere la mira, angolare e battere Chiorra, 3-0 e non a rete stagionale per Antenucci. Al risultato praticamente acquisito, Mignani fa rifiatare Paponi e Botta dentro, che dire di Gennaro. Il Taranto però prova a riaprire la partita, filtrante di Belloc, Celiento e Pucino vanno a contatto con Giovinco in area, Maranesi indica il dischetto. Saraniti dagli 11 metri apre il destro e trova i guantoni di Frattali. Sulla respinta Giovinco è però il più lesto di tutti e angola il tiro che vale il 3-1. Il Bari reagisce però al gol rosso-blu, sventola Di Maita, deviazione in corner. Poi che dire, Di Gennaro triangolano in area, Chiorra è bravo a murare in uscita bassa. L'azione prosegue dallo scambio Derrico Mazzotta, il pallone arriva da che dire a per Antenucci che non trova la porta dal limite. Nei 5 minuti di recupero non ci sono più emozioni, Bari campione d'inverno è atteso dalla trasferta di Palermo, Taranto che non cambia marcia fuori casa, solo 5 punti sin qui ed esce anche dalla zona playoff. Sotto questo aspetto siamo contenti, non possiamo dire non essere contenti perché di scontato non c'è nulla, quindi tutto quello che fai mi auguro e spero che sia meritato, sia frutto del lavoro, sia frutto dell'applicazione che questi ragazzi mettono ogni giorno di ogni settimana quando vengono al campo. Però ad oggi è tutto relativo, nel senso una soddisfazione, motivo di piacere, ma il nostro pensiero sarà godersi la serata e poi ributtarsi immediatamente in quello che è il futuro, perché bisogna sempre guardare il futuro e non quello che è successo fino ad oggi. La squadra ha un atteggiamento positivo, lo ha da diverso tempo, entra in campo sempre con attenzione, con personalità e
e fa prestazione. Poi all'interno della prestazione, questo è un dato che secondo me va riconosciuto, poi all'interno della prestazione io sono sempre dell'idea che si può fare meglio, che si può migliorare, che si può fare più gol, che bisogna avere più attenzione nel non prenderlo. Noi dobbiamo cercare di lavorare ogni giorno per migliorarci. Poi non so dove arriveremo, non so quanto saranno ancora i margini di miglioramento, ma io li vedo in questa squadra, li vedo e credo che tutti noi dobbiamo pretenderli. Rimango dell'idea che ci vuole tanto equilibrio, che il campionato non è nemmeno a metà, quindi bene quello che si è fatto fino ad oggi, ma il pensiero è sempre rivolto al futuro. L'impianto sicuramente è il risultato. Allora, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ci tengo a fare i complimenti al Bayern, perché è una squadra forte in tutte le parti, ma oltre alla qualità dei giocatori anche un'organizzazione perfetta in entrambe le fasi. E noi sappiamo che sarebbe stata una partita difficile, il rimpianto sicuramente è stato quello di aver preso già gol all'11esimo su palla inattiva, l'ennesima palla inattiva subita e per ascoltare il risultato. Poi ragazzi, poi hanno reagito, hanno cercato di giocare, però Bari è una buona squadra, abbiamo fatto fatica. Ti farebbe le stesse scelte alla luce di quanto è accaduto? Ma le scelte alla fine, indipendentemente dal modulo, alcune scelte sono state anche forzate oggi. Ho scelte dovute anche a alcuni giocatori che non stavano bene. Lo diciamo subito, è stata una gara davvero brutta, vista anche l'importanza della posta in palio, ma una gara che la Fidelis perde nuovamente in uno scontro salvezza steccato contro il Monterosi, che invece allunga in classifica e inguaia ancora di più i biancazzurri. Quello su cui dovrà però riflettere il tecnico Ciro Ginestra è sicuramente un secondo tempo nuovamente al di sotto delle attese, senza una reale reazione dopo il vantaggio maturato dai laziali nell'ennesimo mal posizionamento di una difesa ancora troppo facilmente perforabile. Seconda sconfitta consecutiva e umore che torna sotto i tacchi per i pugliesi. Sceglie la linea over il tecnico Ginestra, vista anche l'importanza dell'incontro, con Casoli spostato in zona mediana e Zampano nuovamente titolare sulla destra dopo il lungo stop per infortunio. In attacco Bubas e Di Piazza dall'altro lato, modulo speculare per Menichini, un 3-5-2 con Buglio e Polidori in avanti e l'ex Adamo nel trio di centrocampo. L'anticipo del sabato a Rocchi di Viterbo è tutt'altro che spettacolare, allora ritmi compassati, tanti lanci lunghi e primo pericolo che arriva per i padroni di casa dopo 10 minuti di gioco con un tiro altissimo di Polidori. Parlati in contrattacco, al tramonto del quarto d'ora ci prova dal limite, sfera facile preda di Dini, ma sull'altro fronte la Fidelis alza il ritmo, il baricentro e si rende pericolosissima quando Bubas soffia palla ambende e serve subito al centro dell'area di rigore Di Piazza, sfera leggermente lunga e l'attaccante numero 9 è costretto ad anticipare il tiro che finisce largo sul fondo. Buona volontà ci prova dalla distanza, stessa sorte per il tiro del centrocampista biancazzurro. Sul finale di prima frazione, nuova occasione importante per la Fidelis, lancio millimetrico di Alcibiade per Di Piazza che scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Alia allarga troppo il tiro che si spegne sul fondo. Polidori calcia dal limite ma al lato e chiude la prima parte della contesa. In campo stessi protagonisti nella ripresa, Fidelis che sembra voler alzare il ritmo e baricentro, ma il Monterosi resta stornione e prova a incunearsi nella difesa ospite, apparsa già troppo timida nel tocco di Rocchi che dopo 10 minuti potrebbe già significare vantaggio, vanificato dalla posizione di offside del difensore, ma il gol arriva al 13esimo quando sugli sviluppi di un corner la difesa resta immobile e si dimentica Buglio che tutto solo batte l'incolpevole Dini. Prova ad alzare allora il baricentro Ginestra inserendo Tulli alle spalle di Bubas e Di Piazza, ma c'è anche una nuova tegola con l'infortunio di Alcibiade che lascia anzitempo il campo per il giovane Lacassia. L'unico acuto biancazzurro della ripresa arriva a poco oltre la mezz'ora con Casoli, bravo a arrivare sul fondo e a calciare da posizione defilata, ma la respinta con i piedi di Alia non trova né Di Piazza e neanche il neoentrato Alberti pronti alla ribattuta in rete. Gioco frammentato e reazione praticamente nulla, su cui ci sarà nuovamente da riflettere per una Fidelis che adesso dovrà anche affrontare la semifinale di Coppa Italia contro il Sud Tirol mercoledì prossimo al Degli Ulivi, domenica invece altro impegno casalingo, questa volta per l'ultima gara di un complesso girone d'andata contro il Monopoli. È terminata da poco la gara tra Monterosi e Fidelisandria qui allo stadio Rocchi di Viterbo. Siamo con il direttore della Fidelisandria, Pasquale Lo Giudice. Direttore, ci si aspettava una Fidelis diversa? No, non è che sia sicuramente dopo la partita di domenica speravamo e volevamo un risultato positivo.
È chiaro che uscire sconfitti da questa partita ci fa ancora capire che sicuramente abbiamo dei problemi, quindi lo sapevamo, oggi ne siamo ancora più convinti e quindi bisogna stare zitti, lavorare, pedalare e niente, non c'è tanta amarezza perché abbiamo perso una partita dove era equilibrata. Abbiamo avuto anche noi due palle gol e non le abbiamo sfruttate, loro sull'ennesima palla in aria diciamo dentro l'area di rigore abbiamo subito un gol. Credo che il risultato più giusto era il pareggio, però stiamo sempre purtroppo a commentare sempre di, ahimè, sempre di una sconfitta e sinceramente non c'è altro che lavorare. Poi sicuramente c'è da intervenire in modo imponente nel mercato di gennaio se ci vogliamo salvare. Il Foggia per ricostruire la striscia positiva che si è interrotta una settimana fa sul campo del Catanzaro, di fronte una Virtus Francavilla invece che nei quattro precedenti tra le due squadre non ha mai battuto i rossoneri. Sugli spalti dello Zaccheria corrono in 4.000 nonostante le temperature gelide e la pioggia. Zeman ritrova all'ultimo minuto Rocca, tampone negativo per il centrocampista che si aggiunge all'ultimo minuto ai convocati ma parte dalla panchina. Gara nervosa per il Foggia, dopo un quarto d'ora sono già tre gli ammoniti, Garofalo, Sciacca e Gallo. Al quarto ci prova Ferrante dal limite, Nobile alza in angolo. Il portiere del Francavilla fa buona guardia anche sulla conclusione di Nicoletti al quindicesimo. Gli ospiti si fanno vedere al diciassettesimo sul calcio di punizione angolato di Maiorino, Volpe attento e respinge. La Virtus va vicinissima al vantaggio al trentesimo, Perez si libera di Di Pasquale, Volpe gli sbarra la strada, la palla resta lì vagante prima che la difesa rossonera allontani la minaccia. Foggia che torna pericoloso al minuto 38, Peterman recupera palla in mezzo e avvia la ripartenza dei rossoneri, Nicoletti cross e Ferrante spara centrale tra le braccia del portiere. Prove del gol dell'argentino che al 41esimo porta avanti il Foggia. Sugli sviluppi di un angolo Garofalo scodella, Tuzzo spizza e Ferrante con una zampata mette dentro. Rossoneri avanti e decimo centro stagionale per il centravanti che con Zeman ha ricominciato una nuova vita. Fa festa e il Tigre, festeggiato dai compagni sotto la sud. Andiamo con le immagini alla ripresa, minuto 57, nuovamente pericolosa la Virtus Francavilla, Perez mette al centro, Volpe incerto e Sciacca protegge sulla corrente Cecua. Gli ospiti mettono sotto pressione la squadra di Zeman che soffre e rischia nuovamente al 68esimo. La conclusione di Idda è deviata in angolo da un monumentale Di Pasquale, migliore in campo ma costretto ad uscire per infortunio nel finale. Al 74esimo la squadra di Mister Taurino ci riprova, conclusione a giro di Tulissi e palla fuori ma non di molto. Il forcing finale del Francavilla non produce effetti e dopo 4 minuti di recupero l'arbitro mette fine alle ostilità. Torna a vincere il Foggia che va a fare festa sotto i propri tifosi e riprende la propria marcia verso le zone alte della classifica. Sulla prima vedi che calcio è opinabile, io penso che il primo tempo abbiamo fatto molto meglio. Eravamo molto più corti, anche la difesa si è comportata bene, anche se abbiamo lasciato uno contro uno, ma per me uno contro uno è in vantaggio sempre il difensore. Secondo tempo ci hanno allungato perché è una buona squadra che ha cercato di recuperare la partita e quindi eravamo spesso in inferiorità numerica nella nostra metà campo e si creavano anche azioni pericolose da parte di... Sull'arbitro non mi è piaciuto, ma per tante cose. Meno male che non abbiamo pagato, però io pensavo che non ha
usato lo stesso metro per tutte e due squadre. Sì, contento della prestazione perché abbiamo fatto una prestazione di personalità, siamo venuti a giocare con il piglio giusto in caso di una squadra forte, abbiamo concesso pochissimo, purtroppo forse è dispiacere aver preso gol su una palla un po' su questa palla inattiva, che poi è venuta fuori, poi è stata rimessa in aria, forse non siamo stati abbastanza attenti. Sicuramente su quella situazione si poteva fare meglio al di là del merito dell'avversario, però abbiamo tenuto in campo bene, sono contento, forse, anzi senza forse, sicuramente ci è mancato un pizzico di lucidità nelle giocate finali, perché ci sono state diverse situazioni dove bastava mettere l'imbucata giusta, eravamo a campo aperto con l'uomo rivolto verso la porta, abbiamo sbagliato diverse palle in verticale che ci potevano consentire di andare al tiro con più costanza, e magari se calci in porta un po' di più, magari la percentuale, in percentuale magari una la metti dentro. Quindi nonostante il tanto lavoro fatto, le tante situazioni, poi alla fine ci è mancato sempre l'ultimo passaggio, l'ultimo controllo per andare a essere pericolosi e per fare gol. Quindi siamo dispiaciuti, è inutile dirlo, però siamo consapevoli di aver fatto una buona prestazione, dobbiamo continuare a lavorare, secondo me la strada è quella giusta, magari cercando di migliorare la qualità soprattutto negli ultimi 30 metri. Finisce 0-0 il match tra Monopoli e Latina, risultato sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo, anche se Monopoli recrimina per due lenni colpiti e il Latina invece soltanto uno, un risultato comunque e una prestazione che sicuramente, sulla quale sicuramente influisce il terreno di gioco, che non era certamente nelle migliori condizioni, migliori in campo sicuramente il vento e la pioggia. Partiamo dunque con la cronaca, Monopoli in campo con il classico 3-5-2 con Lorie in porta, in difesa Riggio, Bizzotto e Mercadante, sugli esterni Tazzer e Ghiebre, in mezzo Piccini, Vassallo e Langella, in avanti Grandolfo e Starita. All'ottavo minuto provvidenziale la chiusura di Mercadante su Sané, che poteva concludere verso la porta. Bisogna attendere il 24esimo per vedere il Monopoli in avanti, cross di Langella sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la testa di Piccini che però non riesce a colpire. Al 33esimo un tentativo clamoroso di autorete da parte di Cardinali sul passaggio all'indietro di Carissoni, l'estremo difensore della formazione laziale riesce a salvare davvero in extremis. Andiamo al 35esimo, ne stava per combinare un'altra Cardinali, lancio lungo per Grandolfo, altro errore appunto di Cardinali, poi Starita viene anticipato in extremis da Carissoni. Loria respinge al 36esimo una conclusione di Barberini, al 40esimo lo stesso Barberini conclude al lato di sinistro ciccando, ma al 41esimo il Monopoli va vicinissimo al vantaggio, Grandolfo controlla un gran pallone, lo serve a Starita, conclusione a giro da parte del numero 7 biancoverde che si stampa all'incrocio dei pali, si va comunque a riposo sul risultato di 0-0. Ripresa al 6° minuto, Starita viene chiuso in extremis in area di rigore dopo un'azione di Ghiebre, forse lo stesso Starita poteva concludere leggermente prima. All'8° traversa di Tessiore su calcio di punizione, il tiro viene deviato da Loria, pallone che sbatte sotto la traversa e poi per fortuna del Monopoli esce, ma un minuto dopo il Monopoli va ancora vicinissimo al vantaggio, Tazzer si distende a destra, il cross trova anche la traiettoria allungata dal vento, pallone che si stampa sul palo e poi esce beffardamente. Al 19esimo Starita serve Tazzer, tiro deviato sul primo palo, qui in questo caso Cardinali è davvero bravo, insiste il Monopoli, al 22esimo punizione di Langella, volo Mercadante, respinge in qualche modo Cardinali, sul secondo palo Starita a vuoto, non riesce ad intervenire. Al 31esimo un cross sbagliato da Tessiore con Loria che devia in corner, ci prova sull'azione successiva a Carissoni con una conclusione che termina di poco a lato, Monopoli che nel finale sembra stanco, al 39esimo sugli sviluppi di un corner mischia in area con Sané che non riesce a concludere, il risultato non cambierà fino alla fine, rimane dunque 0-0 e domenica prossima c'è il derby di Andria. È difficile dirlo, allora partendo dal presupposto che a oggi gli allenatori le definiscono sporche queste partite, in realtà causa condizioni del tempo e di conseguenza del campo non era una partita sporchissima, quindi di difficile interpretazione non solo per il Monopoli ma anche per gli avversari. E probabilmente si sarebbe decisa su episodi, gli episodi non sono stati favorevoli, ne abbiamo avuti più noi,
Ma devo dire che c'è stato anche un episodio clamoroso per gli avversari, no? Quindi sostanzialmente credo che a livello di occasioni ne abbiamo avute senza dubbio più a nostro favore, però per quello che era possibile vedere o si è visto, credo che sia un pareggio giusto. Quello che mi fa piacere è vedere grande rammarico nei nostri giocatori, ma mi fa piacere nel senso che la volontà di vincere, l'impegno c'è stato, la voglia di alzare l'asticella si vede che nello spogliatoio c'è, e quindi in partite che sulla carta, e ripeto sulla carta perché il Latina, come tutte le altre squadre, sono buone squadre e ti possono mettere in difficoltà, però dentro di sé l'anima dello spogliatoio aveva la voglia, la volontà di portarla a casa, e non esserci riuscito ha creato sicuramente un po' di sconforto. Il Potenza continua a non vincere fuori casa, la Juve Stabia ritrova il successo dopo lo stop nel derby contro la Paganese, istantanee dal Menti, 3-0 per la formazione di Sottili al termine di una partita quasi a senso unico griffata dalla doppietta di Stoppa e dal centro di Bentivegna. Le scelte degli allenatori, 4-2-3-1 per la Juve Stabia con Eusepi supportato dai due marcatori e Panico, Potenza con il 3-5-2 attacco affidato a Volpe e Banegas. 8 minuti e i padroni di casa protestano per un contatto in aria a Panico, Sepe, tutto regolare per l'arbitro. Juve Stabia un passo dal gol al quarto d'ora, recupero di Panico sulla tre quarti, palla a sinistra per Stoppa che entra in area da posizione defilata, rientra sul destro e sfiora il palo lungo. Ancora Stoppa protagonista, controlla la perfetta sponda aerea di Eusepi e si ritrova tu per tu con Marcone, ma non riesce ad angolare da posizione decentrata. Preludio al vantaggio che arriva al 35esimo, punizione diretta calciata da Bentivegna che disegna un arcobaleno, dal limite scavalca la barriera con un dolce pallonetto. La traiettoria sorprende Marcone e 1-0, sesta rete stagionale per il fantasista siciliano e il gol che chiude il primo tempo non prima di un tentativo aereo fuori misura di Sepe per il Potenza. Si riparte senza sostituzioni ma con un Potenza più coraggioso, Volpe da sinistra crossa sul secondo palo, uscita incerta di Sarri, Ricci di testa non trova la porta, poi ci prova Banegas, irruzione in aria, il destro è deviato sul fondo, Trocini prova a dare la scossa con l'ex Romero per Volpe, Sottili si cautela con Davi per Panico. Al 76esimo la Juve Stabia raddoppia, pallone sanguinoso perso al limite dell'area dal Potenza, Eusepi invita Stoppa che da ottima posizione piazza con precisione la sfera nell'angolino basso, 2-0. Piove sul bagnato per il Potenza che all'81esimo resta anche in 10 per il rosso diretto nei confronti di Romero, espulso evidentemente per qualche parola fuori posto nei confronti dell'arbitro. All'85esimo la Juve Stabia cala il tris, gran controllo in area di Eusepi che si gira e di tacco allarga su Rizzo, cross teso al centro, Stoppa realizza il tap-in facile che vale doppietta e 3-0. Finale al Menti, Juve Stabia che sale in quota playoff a 25 punti, Potenza che resta in zona playout a 15. Otto reti, tre punti nelle tasche di un Picerno sempre più in zona playoff, Paganese che perde la quinta partita nelle ultime sei, esito del 5-3 del Curcio nel sabato di Serie C. I Lucani di Colucci chiudono con un poker le partite casalinghe del girone di andata e confermano i frutti del lavoro del nuovo allenatore con 10 punti in 4 partite. Le formazioni, esperienza e il marchio di fabbrica del Picerno, Dettori in cabina di regia nel 4-2-3-1, Reginaldo ed Esposito alle spalle di Gerardi saranno decisivi. Paganese con il 3-5-2, Guadagni e Piovaccari sono i terminali offensivi. Al primo vero affondo il Picerno passa, contrasto vinto dal Sides sui 40 metri, Reginaldo controlla, avanza e scarica un destro mortifero alle spalle di Baiocco, 1-0 e terza rete stagionale per il 36enne brasiliano. La Paganese non ci sta, Guadagni conquista un calcio di punizione e lo calcia, respinta della barriera, ancora Guadagni che con il sinistro sorprende Viscovo, portiere in ritardo, pallone che balla oltre la linea di porta, inutile il tentativo di salvataggio di Garcia e 1-1, parità che dura appena 3 minuti, il tempo sufficiente a Esposito per sgasare a sinistra e invitare allo stacco sul secondo palo Gerardi. Il colpo di testa è una sentenza, Baiocco è superato, sorpasso Picerno. Rischia De Cristofaro alla mezz'ora quando controlla così su cross di Sussi per l'arbitro Di Marco, tutto regolare. E ancora su punizione che la Paganese fa male, Firenze calcia dai 30 metri, destro a giro che supera la barriera e fulmina Viscovo, 2-2 a un minuto dal riposo. Finita qui? No, pallone al centro, attacco Picerno che passa da Gerardi per Pitar
Barresi, conclusione dai 25 metri, sbampato, ci mette il piede, beffa Baiocco, 3-2 all'intervallo, determinante, come si nota nel replay, la deviazione del difensore campano. All'alba del secondo tempo il Picerno raddoppia il vantaggio, Esposito è imprendibile a sinistra, il suo appoggio è un cioccolatino per Gerardi, tap-in facile facile, 4-2 e quota 4 gol per l'ex attaccante di Cittadella e Regina. Abbozza una reazione il team di Grassadonia, squalificato e sostituito da Fusco, Cretella testa i riflessi di Viscovo, poi Piovaccari esibisce tutta la sua classe ricevendo da Firenze, trovando l'unico angolino disponibile per battere il portiere avversario, 4-3 e finale a testa bassa per Rapaganese. Colucci assicura freschezza all'attacco con Vivacqua e Coratella, proprio quest'ultimo scrive la parola fine, fuga in campo aperto, dribbling su Baiocco in uscita disperata e 5-3, primo gol tra i professionisti per l'attaccante 22enne, terza vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per il Picerno che sale a 26 punti, la cura Colucci si fa sentire. No, al di là di incidere o meno, con grande umiltà, si sta lavorando dal primo giorno, sul campo e non a livello mentale, quei ragazzi e non, quindi ti avrei detto le stesse cose anche se non avessimo fatto risultato. È logico che noi siamo giudicati per i risultati, però dietro al risultato c'è grande lavoro, grande abnegazione, devo sottolineare anche grande appartenenza alla maglia di questi ragazzi, perché delle volte quando non si fa risultato si dice che il giocatore non si impegna, ma non è vero. Però vi posso dire che questi ragazzi durante la settimana, dal primo all'ultimo, non lesinano una goccia di sudore, questo ci tengo a dire, perché al di là della vittoria, perché non sono umorale, quindi testuali parole, quello che dico in conferenza lo dico anche ai ragazzi nello spogliatoio. Chiudiamo la puntata di quest'oggi con il campionato di eccellenza, dove è andato in scena il 14° turno. Continua a vincere il Barletta, Corsaro sul campo del San Marco tiene il passo il Corato, vittorioso sul campo del Real City. Successi importanti in chiave playoff per Unione Calcio Bisceglie e Manfredonia. Nel dettaglio i risultati della 14ª giornata del Girone A. Borgorosso Molfetta Trinitapoli 2-3, Canosa Atletico Vieste 2-2, Città di Mola Unione Calcio Bisceglie 1-3, Real City Corato 0-3, San Marco Barletta 0-1, San Severo Timor Tanova 2-3, Vigor Trani Manfredonia 1-4. Questa è la classifica del Girone A, Barletta in testa con 40 punti, segue il Corato a 34, Città di Mola, Unione Calcio Bisceglie a 25, Manfredonia 24, San Severo 23, Trinitapoli 21, Vieste 19, a 17 il Timor Tanova, a 14 Canosa e Real City, Borgorosso Molfetta a 11, San Marco a 8, chiude la Vigor Trani con 2 punti. Questi invece i risultati del Girone B, Toma Maglie, Gallipoli 1-0, Grottaglie, Otranto 0-0, Racale, Ginosa 2-1, Manduria, Castellaneta 3-2, Ostuni, Martina 1-1, Massafra, Sava 1-1, Ugento, Virtus Mola 1-0. Questa è la classifica del Girone B dopo 14 turni, Martina in testa con 40, Ugento a 31, Castellaneta a 26, Gallipoli 25, Toma Maglie a 23, Sava e Otranto a 22, Manduria a 18, Ostuni 14, Racale e Ginosa a 12, Massafra a 10, Grottaglie a 9, chiude la Virtus Mola con 7 punti. Andiamoci a gustare i gol del campionato d'eccellenza e ad ascoltare le voci dei protagonisti. Il Barletta ritrova subito la vittoria, il colpo di testa di Lavopa al 31esimo del primo tempo sul cross di Vicedomini decide il match contro il San Marco sul campo del Parisi, il primo del girone di ritorno, 0-1, ma è quanto basta ai ragazzi di Mister Farina per riprendere la propria corsa e mettere il Corato a distanza di sicurezza, sempre a 6 punti, pronti via, e Lavopa al sesto si fa subito vedere con una conclusione a giro terminata al lato, al nono punizione calciata da Vicedomini.
Rimini che trova la testa di Pinto, sfera sul fondo. Gli ospiti attaccano con la consueta facilità di manovra e all'undicesimo la Vopa cerca l'assist per l'incornata di Pignataro. Fiorentino salva praticamente sulla linea di porta. Tabellino sullo 0-0, ma è solo questione di tempo. Al 21esimo Pignataro con una girata trova solo la traversa, sfiorando un vantaggio che sembra imminente, e infatti al 31esimo Vicedomini disegna perfettamente per la testa di La Vopa, che supera Musco e porta il Barletta in vantaggio. E 0-1 a San Marco in Lamis. Gli ospiti non arretrano. Dopo il gol al 33esimo Manzari sul cross di Pinto mette la palla alta ancora con un colpo di testa. Al 43esimo la prima reazione dei garganici con Ruggeri che fa da sponda per Perrone, conclusione che termina a lato, ma buona chance per i padroni di casa che non ne approfittano. Si va all'intervallo con i ragazzi di Farina avanti nel punteggio. Ripresa con poche emozioni e gestione della palla da parte del Barletta. Al 5° minuto Pignataro ci prova su calcio piazzato, Musco si supera ed evita il raddoppio. Al 25esimo Nanno la appoggia per Vicedomini che calcia al lato, nulla di fatto. Infine al 33esimo Morra serve la Vopa che cerca la porta con la soluzione personale, anche qui sfera sul fondo. Il San Marco non trova spazio per impensierire Tucci e il risultato termina sullo 0-1 in favore del Barletta. Nel prossimo turno i biancorossi ospiteranno a Canosa il Città di Mola, garganici di scena in trasferta contro il team Ortanova. Tre gol che valgono altrettanti punti, utili per tanti motivi al Corato, per dar seguito al successo ottenuto nel recupero di giovedì scorso con il Manfredonia, per cominciare con una beneaugurante affermazione il girone di ritorno nel campionato di eccellenza e soprattutto per restare tutto sommato in scia dalla capolista Barletta, distante sempre 6 lunghezze nel girone H. I neroverdi di Massimiliano Olivieri espugnano il San Rocco di Stornale con una prova di maturità e battono 3-0 in trasferta il Real City, bissato il successo ottenuto già l'andata contro il collettivo di Pino Lopolito. Corato subito l'attacco, Corato vicino al vantaggio dopo una decina di minuti, sassata di Bozzi su punizione, Vurchio riesce a respingere dal successivo corner, però è Camassa a trovare il guizzo che vale l'1-0 per la vice capolista del raggruppamento. Ci vuole un super addario poco dopo per confermare il vantaggio dei coratini, fa solo il solletico all'estremo di casa, dalla parte opposta invece la punizione di Obodo. Imprecisa è la conclusione poco dopo la mezz'ora di Luzzi per il Real City. Finale di tempo, Bozzi può raddoppiare per gli ospiti ma va tutto bene, tranne la cosa più importante, 1-0 così a metà gara. Ripresa, la squadra di Olivieri vuole chiudere in anticipo la pratica, di rito manca così il bersaglio in apertura, Quacquarelli prima dello scoccare dell'ora di gioco mette al centro un pallone invitante ma Vurchio blocca, il raddoppio giunge poco dopo, lo realizza Rizzo con questo perfetto rasso terra su sbavatura difensiva dei padroni di casa, 0-2 che diventa poi 0-3 poco dopo. Di rito si procura il calcio di rigore, Obodo non sbaglia dagli 11 metri, cala il sipario in anticipo sulla partita, c'è ancora spazio però per una conclusione imprecisa dalla distanza di Pannelli per il Real City, per il poker mancato da Di rito e per la replica di Addario su Romanazzo. Corato dunque sempre a meno 6 dalla vetta e domenica c'è il derby casalingo contro il Borgorosso Molfetta sul sintetico di Ruvo. Canosa e Vieste non vanno oltre il pareggio nella prima gara del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Al San Sabino finisce 2-2 con un gol per parte in entrambe le frazioni. I padroni di casa iniziano decisamente meglio e vanno in vantaggio al 9° minuto grazie ad un ottimo Caputo che ribadisce in rete il suggerimento di Loseto dalla sinistra. 1-0 Canosa, che insiste. Al 12esimo Conè recupera palla di forza e serve in area Loseto, la cui conclusione viene chiusa in corner dalla difesa dei garganici. A metà frazione Albano cerca di scuotere gli ospiti con un piattone sinistro in area, ma Taborda blocca a terra senza problemi. Al 26esimo arriva la rete del Vieste, da sviluppo di corner la palla finisce sui piedi di Sementino, che di destro supera Taborda e rimette la gara in parità. 2 minuti più tardi Albano può completare il sorpasso, frenata improvvisa che beffa la difesa e Mancino a giro, ma Taborda toglie la sfera dallo specchio con un bellissimo intervento. A fine primo tempo Conè entra in aria e cade in seguito ad un contatto dubbio, ma l'arbitro non opta per il rigore, 1-1 a metà gara. Nella ripresa è ancora il Canosa a mettere il musetto davanti. Azione fotocopia rispetto alla prima rete, con Loseto che serve in orizzontale per il sinistro di Caputo che fa 2-1.
Al 17esimo Cerni prova a scuotere i Garganici con un tiro dalla lunga distanza, traiettoria troppo alta. Al minuto 27 Conè si mette in proprio, prova il dribbling a rientrare sul destro e colpisce da fuori aria, palla deviata in corner dalla difesa ospite. Sull'angolo seguente Loseto prova il gol olimpico, Mainè respinge come può e la palla arriva a Sangaré, che si esibisce in una sforbiciata tanto bella quanto inutile, sfera fuori. Alla mezz'ora arriva il pareggio del Vieste con De Vito, che in aria impatta al volo di destro e beffa Taborda tra le gambe per il 2-2. Al 38esimo ancora Conè ha l'opportunità del tris, ma il suo contropiede termina tra le braccia di Mainè. È l'ultima azione della gara. Il Canosa ottiene il sesto risultato utile consecutivo e continua la sua rincorsa per venire fuori dalla zona playout. Dopo 4 vittorie e 2 pareggi, il prossimo impegno sarà contro l'Unione Calcio al Di Lido di Bisceglie. Il Vieste vede il team Mortanova avvicinarsi a meno 2 e proverà a ritornare alla vittoria contro il Real City sul sintetico amico De Riccardo Spina. Rimane l'amaro in bocca, perché se è vero che nel primo tempo abbiamo un rammarico che non ci abbiamo creduto dopo il gol e quindi un pochettino abbiamo lasciato, diciamo, l'iniziativa agli avversari con un paio di ripartenze, ma nel secondo tempo penso che la squadra si è espressa ai suoi livelli, ha cercato in tutti i modi di poter vincere questa gara e poi per un episodio purtroppo l'abbiamo pareggiata, ma penso che di questo passo, con questa voglia, con questa determinazione e con questa mole di gioco, penso che poi i risultati arriveranno, e anche questo di oggi è un punto importante. Siamo molto contenti del punto guadagnato qui a Canosa, un campo difficile, un campo ostico, e con una squadra rivoluzionata rispetto a inizio stagione. Poi è una squadra che viene da molti risultati utili consecutivi come noi, quindi credo che abbiamo affrontato una squadra in forma e siamo stati all'altezza della situazione. Il mercato non è mai facile, anche la questione dei playoff limita un po' questo mercato, quindi la squadra è abbastanza coperta in tutte le parti e ci giocheremo le nostre carte con questo fantastico gruppo che la società mi ha messo a disposizione, e poi magari se arriva qualcosa è sempre ben accetto. Anche per oggi è davvero tutto, vi ricordo gli appuntamenti con il palinsesto sportivo di Telesveva. Domani alle ore 15 torna Super Mario Sport condotto da Mario Borracino, alle 20:15 nuovo appuntamento con Chiacchiere da Bari condotto da Luca Guerra, in studio con lui ci sarà Daniele De Vezze, alle 21 infine classico appuntamento con Pane, Amore e Fidelis condotto da Aldo Losito e Peppino Ernesto. Con risultati e classifiche ci rivediamo domenica prossima, sempre alla stessa ora, sempre sul canale 17. Buonanotte.